A tutti i ragazzi che vedono questo 90. Oh, che diavolo. Ma che cazzo è? The Emptiness, il secondo. Innanzitutto volevo salutare tutti quanti quelli che mi stanno vedendo, quelli che mi hanno visto i vecchi video, insomma, che stanno seguendo il canale. E volevo ringraziare in particolare Erdanno Critico e il suo amico Fantasma delle Nevi, che praticamente hanno un po' fatto una sorta di scherzo a fin di bene per far capire alle persone, a tutti quanti, compreso me, che YouTube a volte fa veramente schifo e a volte invece è fatto apposta per crescere. Quindi li saluto, grazie. E niente, detto questo, continuiamo il gioco. Io è da tempo che non lo porto. Vediamo cosa possiamo trovare qui nascosto. Inso, vediamo un po'. Trova una porta. Vabbè. Vabbè, no, current task. Ok. Quella la porta, ma non indico, non succede niente. Inventario. Non abbiamo niente. Vediamo un po'. Ok. No, andiamo all'armadio. Abbiamo un cappello che a noi non ci serve. Non vedo altro. In questo gioco dobbiamo aguzzare proprio la vista al massimo. Anche il gioco di ombre è maledettamente bastardo. Qui sembra non esserci niente. Però se mi ci fa andare. Eccala. Eccala. Oddio, regà, ma non ho fatto niente. Cosa cazzo? Cioè, io ho semplicemente chiuso e aperto un armadio. Che? E adesso? In questa sorta di limbo. Cosa ci dice la bella ragazza? Quella buona. This is a horrible labyrinth of hopelessness, but don't fall into despair. Every labyrinth has a way out. Every cube has three exits. All of them are marked with the same letters. Find the door with a distinctive letter. I'll give you 10 magical symbols which will help you navigate in space. Use them cautiously. Keep track of places you have been before. Don't panic. I'll always be standing by if you need me. Quindi mi sta dicendo che mi dà degli oggetti. E mi sta dicendo che è un labirinto con tre vie d'uscita. Allora, ragioniamo. Dexis is marked with a different letter. Allora, mi sta dicendo che siamo rimasti intrappolati in un labirinto cubico e ci sono tre video di uscita, però l'uscita principale è marcata con una lettera differente. Cosa vuol dire? Io qua vedo delle F, però a occhio mi sembrano tutte uguali. Ho notato però che queste hanno tutte e tre una freccetta verso destra, quindi noi giriamo. Mi pare sempre che siano verso verso destra. Ragioniamo, questo gioco veramente è veramente malefico, ti prende proprio di brutto nonostante sia un solo punto e clicca. Bene, rieccoci qui. Mi gratta la testa perché non riesco a capire cosa devo fare. Io sto tentando di usare il mio ingegno per riuscire a cavarne qualcosa. C'è questa scritta in sovraimpressione che mi dice sempre che l'uscita è rimarchiata con una lettera differente. Io qua di lettere vedo solo queste tre, però sono sicuro che ce ne sono altre e io non le vedo. Non le vedo. Cioè, io sto usando queste. Praticamente abbiamo fatto una sorta di cosa per non perderci, capito? Abbiamo visto che questi simboli servono a darci una direzione. E eccola qua, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Sono qui di nuovo.
nella casa. Ok, qui dietro non c'è niente, non vedo. Non vedo niente di anomalo. Ecco la porta. Ah no ragazzi, siamo... No, torniamo qui che adesso abbiamo aperto questa di porta. No. Cioè, mi si è richiusa la porta dietro. Allora, questa l'avevamo vista l'altra volta. Questa adesso è chiusa. Io adesso come faccio? L'ho chiusa per sbaglio. Andiamo. Allora, qui ci troviamo sempre dove eravamo prima. Allora, noi veniamo da qua. Non vedo lettere anomale. Comunque qua c'è il simbolo. Io però... Qui non c'è apparentemente niente. Qui c'è qualcosa ma non me lo fa prendere. Qui c'è una sorta di... Qui c'è una borsa. E vediamo cosa succede. Ok, siamo tornati nella stanza principale. Vediamo cosa ci dice la nostra amichetta. Gather the spell and get the key. In pratica devo trovare un'altra chiave. La domanda è... Devo trovare la parola Olarium. Mette nella stanza. Cavolo. Vediamo un po', vediamo un po'. Ce la facciamo. Olarium. Già sentite le due. Bravia. No, così adesso andiamo un po' troppo fuori. No, non ci frega niente. Cos'è? Oh, poi ragazzi, cosa ho trovato? Ho trovato una I. Non l'ho vista, ragazzi. Cioè, voi avete visto la I? Ditemelo. No, mi fa aprire questo. Però io qui non ho un bel niente. R is a part of wood graving. Wood cut. Nascosta dietro la decorazione del muro. Ma ne non abbiamo niente. Abbiamo un cacciavite. Ci hanno offerto un cacciavite, quindi... No. Cacciavite. Eccola qua la U. Abbiamo anche un coltello. Qui adesso non ci facciamo niente, direi. Eccola, oh. Qui c'è un messaggio. Una lettera delegata. Porco del diavolo, ma che cazzo era? Allora, che cos'è? Intanto prendo cose nuove. Guardate dov'è la R, ragazzi. Cioè, è una cosa incredibile. Oh, è mia la R, mia. Fanculo, va. Ne dubito altamente. Che succede?
What the cazzo succede? Sì. Ecco la M. Ok, ci rimane la L e la A. Eccolo qua. Abbiamo trovato la crosta nel muro. Vediamo se con il coltello la tagliamo. Sì. E la L è nostra. Ci rimane solo la, ragazzi. Da vedere dove si trova la A. Dai, sei per forza qui, raga. Ecco qua la A. E con questa sorta di taglierino la scuciamo e ce la prendiamo. La parola Olarium è stata completata. Noi abbiamo vinto la sfida. E adesso non so cosa dobbiamo andare a fare. Eccola qua. Ci appare la porta verso il nulla. Teschio ci ha appena scrostato la faccia. Un'altra porta andava a comporsi. E la parola Olarium è stata completata, come dicevo. E adesso abbiamo vinto il match. Una strana musica, lenta ma vigorosa, ci perpetua. E andiamo al prossimo livello, ragazzi. Attenzione, qualcosa sta accadendo. Siamo in un altro labirinto, ragazzi. Cavolo. Vediamo, ci appare la nostra amica. Che cosa ci dirà? This is a trap. Questa è una trappola. The evil wants to lure you into the abyss of madness. Don't follow the shadow. Resist it. The desire non seguire l'ombra. Is too strong in you. But remember, darkness flees from light. I will give you the spear of light. Ti darò la sfera della luce. Chase the shadow and drive her into a dead end. Only then you can destroy her and find a way out of this nightmare. Pratica, devi uscire dall'incubo. Usa la sfera della luce. The map of the maze will help you. Ah, ok. Devo uscire da questo labirinto. Ok. Bene ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Direi per questo episodio è tutto. Noi ci ribecchiamo al prossimo video nel labirinto oscuro con la sfera della luce. Ciao ragazzi. Blah!